appunto la Roma, ne abbiamo già parlato, ha vinto 3-0 col Chelsea, andando quindi adesso a prima, non mi spostare il microfono, non prima ti, nel non girone nel microfono. Se stavo seguendo qua a testa così. Sporting Juventus 1-1, Olympiacos Barcellona 0-0, sì, Beşiktaş Monaco 1-1, abbiamo Siviglia Spartak Mosca 2-1. Foggia, scusami Matteo, Foggia in vantaggio allo Zaccheria. L'avevo detto che si sarebbe sbloccata, l'avevi secondo detto, me, sì, nel primo tempo. Nostradamus, oltre che dottore, esatto, tempo esatto, perso per lui. Esultano, esultano i tifosi rossoneri. Il gol è stato siglato dal numero 22. Credo. È un rugbista, poi non è un calciatore. Sì, sul calcio di punizione, una bellissima punizione. Da parte ci legge anche le classifiche di Champions. Sì, sì, poi ne andiamo a da parte di Coletti, il difensore centrale. Coletti ha tirato questo calcio di punizione sotto la traversa. Continuiamo con Liverpool Maribor 3-0, il Napoli ha perso nuovamente col Manchester City per 2-4, lo Shakhtar Donetsk ha trionfato 3-1 contro il Feyenoord, Porto Lipsia 3-1, Borussia Dortmund Apoel 1-1 e Tottenham Real Madrid 3-1, risultato sorpresa, sorprendente, insomma, questo per gli inglesi. Quindi andiamo a vedere prima le italiane e poi parleremo anche del Real Madrid. La classifica per la Roma è questa: prima a 8 punti, Chelsea a 7 punti, Atletico Madrid a 3, Carabag a 2. Matteo, chiedo a te, quindi, situazione classifica della Roma com'è? Beh, è una classifica inaspettata, sicuramente fa un sacco piacere ai tifosi romanisti. Sicuramente nessuno si aspettava due pareggi del Carabag, esatto, contro intanto, la Madrid. Intanto scusami Matteo, vai, ma ha accorciato le distanze il Parma a Frosinone col gol del capitano, col gol di Alessandro Lucarelli, il sempreverde. Esatto, su una mischia nata da un calcio d'angolo, la zampata del capitano. Vediamo una sponda di testa e poi eccolo, la zampata da bomber, da attaccante, da fratello di Cristiano. Fratello di Cristiano, evidentemente avrà imparato Cristiano. Forse sì, forse la torete. Esultava Lucarelli, sembrava averla toccata lui. Appropriazione indebita. L'esperienza, insomma, un volpone Alessandro Lucarelli provava ad aggiornare le sue statistiche, ma ferme tra l'altro più o meno credo dal 2007, non vorrei errare. No, infatti autogol di Maiello, proprio lui, colui che aveva segnato il primo gol, ha restituito il favore, insomma, al Parma, che insomma il portiere gli aveva regalato il primo gol. Vai, sì, dicevo appunto il Carabag che ha fermato l'Atletico Madrid e va sottolineato tante che tante critiche c'erano state per la Roma, assolutamente, non aveva fatto una goleada. Guarda, col Carabag invece si è dimostrato una squadra ostica. Ti posso dire, a parte che il Carabag ha anche giocato in 10 a Madrid, quindi ancora più di valore questo punto che hanno acquistato. Io non penso che il Carabag sia particolarmente ostico, ne ho viste altre di Cenerentole della Champions League essere più ostiche, tipo il Bade Borisov, Ludogorets. Il Ludogorets. Io penso che le squadre spagnole stiano vivendo un attimo di crisi pesante, perché sia Barcellona che Real Madrid e anche Atletico Madrid non stanno bene, non stanno andando bene, c'è un momento di crisi del cosa calcio spagnolo. A Real Madrid stanco, allora, di vincere. Io ti posso dire, questo Real Madrid secondo me sta pagando ora il fatto che ci sia un allenatore inesperto in panchina. Cioè, secondo me loro hanno campato un po' di rendita del lavorone di Ancelotti per 2 anni. E ora invece il fatto che ci sia Zidane e non ci sia un altro allenatore di esperienza più gol intanto del Foggia. Sì, del Foggia, te lo stavo per dire, il gol di Beretta per il 2-0, insomma, Matteo, che si salamini, come sono graditi, buoni, sono buoni. Molto graditi. Sono sì, buoni, bacio al pubblico, 2-0 per il Foggia, insomma. La partita che avevo citato prima si sta animando. Comunque, dai, per poi fortuna. Se i fratelli Beretta vogliono scrivermi su Instagram per qualche collaborazione, insomma, esattamente. E quindi diciamo, tu dai la colpa, diciamo, a una mancata esperienza di Zidane, eppure ha fatto vedere grandi cose in questi ma Zidane anni. In 2 anni secondo me ha visto tanto appunto del lavoro di Ancelotti, un po' come Allegri il primo anno che allenava la
Juventus. Poi dopo invece c'è stato il momento in cui è stato lui a doversi mettere in prima linea, a dover dare la sua visione di gioco a tutta la squadra. Secondo me questo Zidane non lo sta facendo, ma d'altronde appunto anche il Barcellona ha pareggiato contro l'Olympiakos ad Atene, non è una cosa normale, cioè voglio dire, quello è il Barcellona che tutto poteva, e idem il Bayern Monaco che fa fatica contro il Celtic. Tanto scusami, vantaggio del Carpi con la doppietta di Malcore, dunque ha ribaltato subito la situazione il Carpi 2 Ascoli 1 al 40esimo. Quindi quali sono i problemi? Diciamo, c'è un allenatore che dopo le due grandi vittorie in Champions League magari avrebbe potuto dire dai continuiamo così, invece è mancata quella fame magari. Secondo me l'esperienza di un allenatore poi dopo un anno e mezzo finisce. Tanto, cioè, scusami ancora Matteo, quest'oggi pieni di gol. Goleada. Pieni di gol, il gol della Cremonese che accorcia allo Zaccheria con il gol di Andrea Brighenti, nato da una situazione fortunosa, poi un gran sinistro sotto la traversa. Dunque si movimenta la partita, questa Serie B. Ha accorciato la Cremonese 2-1 al 41esimo. Sicuramente Matteo poi starà pagando anche un Cristiano Ronaldo non informissimo. Scusami Matteo, c'è un altro gol. C'è un altro gol. Chiavari ha accorciato anche Lentella con il gol che adesso andremo a vedere di, diciamo, chi l'ha siglato. C'è stato un colpo di testa del numero 19 che Lamantia, dunque ha accorciato le distanze la squadra ligure con un colpo di testa di Lamantia. Dunque Entella 1, Cesena 2. E quindi se a questo punto la Serie B mi permette, c'è anche la mancanza. Ma attenzione Matteo, cioè, no, non è vero. C'è anche adesso la, diciamo, un po' sotto forma questo Cristiano Ronaldo, cioè un po' forse, il solito Ronaldo. Sì, ma forse appunto dipende anche da come lo fa giocare. Il campionato Zidane non gioca, insomma. E anche in campionato sta facendo calcio di rigore per il Venezia. Giallo per Gastaldello. No, 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 niente. Il giallo. Ah, per il fallo precedente. Sì. Eccolo qui. Il fallo precedente Gastaldello. E invece l'altra italiana, la Juve, si sta, no, è seconda a 7 punti, il Barcellona prima a 10, Sporting 4, Olympiakos 1, che diciamo girone già scritto poi tra il giorno del sorteggio. Posso fare un po' polemica. Cioè, il giorno dopo c'era scritto sulla Repubblica: ah, buon pareggio della Juventus a Lisbona. Buon pareggio di che cosa? Cioè, voglio dire, questa cosa è un po' forse per come è maturato, nel senso che alla fine la Juventus ha subito, ha sofferto e ha raggiunto un pareggio che però io a non tratti penso sembrava che esperato. Il mondo equipo abbia titolato a grande pareggio del Barcellona contro l'Olympiakos. No, sicuramente no. No. E proprio questo vi volevo chiedere, cioè una provocazione, nel senso la Juve dopo la stagione dell'anno scorso doveva fare di più, doveva lottare col Barcellona in modo più evidente? Guarda, la Juventus secondo me sta pagando lo scotto di una difesa che va cambiata, ma soprattutto di un centrocampo. Secondo me il problema principale della Juventus ora è a centrocampo, sono stati bravi a sopperire all'assenza di Pirlo all'epoca. E ora però sicuramente, essendosi liberati anche di Vidal, di Pogba, devono... Un altro aggiornamento, è in vantaggio il Cittadella, al 43esimo sulla Ternana. Manco andiamo... ai tempi di Piola proprio, tutti sti gol. Esatto, andiamo a vedere una mischia in area di rigore, vediamo risolta da un... colpo di testa da parte di Arrighini, credo. Sì, Arrighini ha portato in vantaggio il Cittadella sulla Ternana, dunque 1-0. Comunque io volevo collegarmi al suo discorso sulla Juventus e sono d'accordo. La Juventus sta pagando lo scotto anche di una campagna acquisti fatta un po' casualmente, secondo me. Giocatori presi in tutti i ruoli solo perché siamo la Juventus. Di giorno ci spiegheranno perché hanno dovuto spendere 70 milioni tra Douglas Costa e Bernardeschi quando comunque hai un attacco di tutto rispetto e non ti mancavano le alternative, perché l'anno scorso le avevi, Piazza è tornato adesso. Quindi si sarebbe trattato di giocare giusto due mesi con quattro attaccanti, poi del calibro, insomma, di Cuadrado, di Bala, di Higuaín e Mandzukic. E il centrocampo invece si è affidati a scommesse, tra virgolette, tipo Bentancur. Io l'ho visto contro la Lazio, un giocatore normalissimo.
E Matuidi è un giocatore comunque che non è a Khedira, che è offensivo. Come detto da Allegri, insomma, la Juventus vive di un grande, di una grande duttilità. Insomma, è stato anche proposto Sturaro in porta dall'allenatore, che l'ha detto, insomma. Andiamo a vedere quindi le altre italiane, quelle in Europa League. Grande Atalanta. Grande Atalanta e crisi Milan, nazionale. Crisi mistica del Milan. Non andiamo a leggere tutti i risultati, sottolineiamo solo lo 0-0 appunto del Milan con la AEK Atene, la vittoria del Lione per 3-0 contro l'Everton e un Atalanta che forse rimpiange un po' il gol all'ultimo della Vollon Limassol. Comunque grande stagione europea anche dell'Atalanta, che invece sta faticando un po' in campionato. Sì, sta beh, pure qua paga lo scotto comunque del doppio impegno, cioè è il Papu che gioca alla metà delle partite e quindi voglio dire, è chiaro che sei una squadra di media classifica che cerca di portare avanti due competizioni, però se vediamo diciamo le esperienze precedenti, questa è una delle migliori, perché ad esempio il Sassuolo Matteo ha pareggiato la Cremonese allo scadere proprio del primo tempo. Dunque 2-2 il gol di Mokulu al 46esimo. Dunque Foggia 2 Cremonese 2, il Foggia che era passato in vantaggio per 2-0 si è fatto riprendere subito prima dell'intervallo, 2-2. Senti Matteo, ma invece il Milan, questo Milan dei grandi acquisti, sembra non riuscire, come dire, a trovare il meccanismo per far girare la squadra, no? Montella è chiaramente in difficoltà perché quello che ha detto post partita contro l'AEK Atene, cioè che l'AEK Atene è una squadra molto, che fa molta densità, che mette in difficoltà, mi ha ricordato un po' 2-2, scusami, anche dell'Ascoli. Veramente sì, una quantità industriale di gol quest'oggi. In questo primo tempo ha pareggiato anche l'Ascoli e con il gol di Favilli, che insomma Matteo anche quest'oggi, un gol e un assist Favilli per lui, Favilli perfetto. Inzaghi, quando nelle post partita contro Empoli e Chievo diceva che erano squadre ostiche con le quali affermare il proprio gioco, è chiaro che sono dichiarazioni di difficoltà. E però mi chiedo anche il perché gli interpreti quest'anno ci sono o no? Sicuramente il Milan ha affrontato un periodo che conosciamo tutti, cioè un periodo da un po' di anni a questa parte, sicuramente non all'altezza del Milan. Nonostante una campagna acquisti di assoluto livello, a partire da Bonucci, che sì, Çalhanoğlu, Biglia, insomma, hanno preso un po' tutti quest'estate, sembrava un Milan che dovesse fare scalpore, invece sta attraversando, come hai detto tu, un po' di difficoltà. Quindi ti chiedo, Matteo, il problema secondo te è la squadra o l'allenatore? Domanda secca. Io avrei preso un altro allenatore sinceramente, perché nonostante Montella abbia fatto vedere sicuramente un bel gioco nelle sue passate esperienze, secondo me non è all'altezza ancora di grandissimi obiettivi, e l'ha dimostrato. Secondo me Montella è un allenatore da metà classifica. Io ti chiedo, Matteo, se avessimo nella situazione delle Milanesi, anzi entrare, nella situazione delle milanesi un'inversione di allenatore a stesse formazioni, dove sarebbe il Milan con Spalletti? Sicuramente con moltissimi più in alto, punti insomma. In più a Spalletti, secondo me, nonostante poi l'Inter non abbia fatto vedere un bel gioco fino adesso, ma un'esperienza tale, secondo me, può essere davvero il valore aggiunto di questa Inter, che non ha fatto gli acquisti del Milan ma li ha fatti mirati e soprattutto funzionali per la squadra. Io al posto del Milan magari la Salernitana. Intanto sì, c'è il vantaggio della Salernitana. Il vantaggio della Salernitana allo scadere con il gol ancora di Rossi, credo. Sì, ancora di Rossi, la doppietta, sì. Il Milan avrebbe avuto bisogno, almeno secondo me, dell'attaccante di spessore di cui tanto si è parlato, che in questi momenti di difficoltà poteva risolverti comunque le partite più difficili, perché hanno preso Andre Silva, che sicuramente buon giocatore, ma comunque ha bisogno del suo tempo di ambientamento in Serie A, ed è anche giovane. Kalinic, che cosa è successo a questo Kalinic? Cioè,
Ma Kalinic è un giocatore che ti fa capire da subito che tipo di giocatore è. È un giocatore che ti può garantire dei gol e te li garantisce, secondo me, in quasi tutte le situazioni, voglio dire, a livello di squadra in cui si trova a giocare. Però non è un giocatore che poi dà anche quell'apporto alla squadra come invece fa Dzeko, per esempio. E quindi è chiaro che o c'è una squadra molto forte dietro che supporta l'attaccante, perché all'attaccante non gli puoi chiedere nient'altro che non sia quello. Esatto, Icardi è così. Più che altro, se la squadra non gira, è un